Questa canzone è stata scritta da Victor Jara, uno dei più importanti, se non il più importante cantautore cileno, e uno dei migliori, uno dei più importanti del Sud America. Victor Jara fu assassinato nel 1973, praticamente poche ore dopo il golpe militare che portò il Cile alla dittatura. Egli fu catturato e rinchiuso in quello che divenne in quei giorni un lager gigantesco, un campo di concentramento, cioè lo stadio di Santiago del Cile. Fu eliminato come tutti i dissidenti allora presenti a Santiago. Pensate, prima fu sottoposto a delle torture incredibili. Lui era un grande chitarrista, gli spezzarono tutte quante le dita per distruggere proprio psicologicamente in lui l'idea della musica, di poter creare. Al regime fa sempre paura che le persone possano creare qualcosa di proprio. Victor Jara fu successivamente assassinato. Noi abbiamo avuto l'onore di portare questa canzone, di imparare questa canzone, cantare questa canzone in Cile, nella sua città, di fronte alla sua gente, di fronte al suo pubblico. Ed è stata per noi, addirittura di fronte ai suoi familiari, ed è stata per noi una cosa incredibile. E oggi vogliamo farvela ascoltare, a voi che siete la nostra famiglia, come sempre. Se incontrare te con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Son 5 minutos que hacen florecer. Mojada, cubriendo la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Pasado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. La strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel.
Grazie.